città quindi più leggere, più verdi, anche grazie agli investimenti pubblici in arrivo. Ne ha parlato a Bari il ministro Giovannini, tra gli altri. Il servizio di Renato Piccoli. Smart work e smart city, il futuro dei lavoratori e dei cittadini ormai si gioca tutto attorno a questo, vale a dire la capacità di rendere agili il lavoro e le città in cui viviamo. Il cambiamento era lentamente in corso, la pandemia gli ha dato una prima accelerazione, la seconda può arrivare con il PNRR. Il lavoro cambia, il lavoro può beneficiare in modo veramente molto importante dei piani di ripresa e resilienza, soprattutto nel Mezzogiorno. La Bari-Napoli, la Salerno-Reggio Calabria porta su Taranto, i porti, le infrastrutture finalmente incominciano a mettere il sud in rete. Tema caldo, l'energia. Taranto avrà un ruolo strategico. Tra breve verrà avviato quello, il primo parco appunto offshore. A Taranto un investimento nelle energie rinnovabili rende più sicuro il nostro paese. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ha partecipato a Più Bari Più Smart, organizzato da Camera del Lavoro e CGIL. Vorremmo che quelle risorse destinate al Mezzogiorno per le infrastrutture rimanessero al Mezzogiorno a beneficio dell'intero paese. Una giornata di brainstorming sul tema Ripensare la città, un lavoro cominciato ma che va portato a termine e costantemente aggiornato. Capofila la città metropolitana. Le città sicuramente cominciano a pensare ai quartieri dove ci sono tutti i servizi raggiungibili in 15 minuti. Avere tutta una serie di servizi all'interno del proprio quartiere collegati con mobilità lenta, invece il collegamento attraverso il trasporto collettivo più veloce tra un quartiere e l'altro.